Servito nulla reggi, l'uva magna da chicchi. Ed è con questa frase romana che riassumeremo il nostro calciomercato. Perché abbiamo tanti soldi, abbiamo 33 milioni di euro dallo scorso episodio in cui appunto li abbiamo accumulati vincendo il torneo e vendendo qualche giocatore. Non grandi cessioni, ma comunque sì. Ed è questo, proprio questa frase riassume bene il mercato che voglio fare, ovvero non spendere tutti questi soldi in un grande nome, un 85 di overall che ci fa vincere il campionato, è impossibile, ma spendere questi soldi o magari accumularli altri ancora in piccole parti, prendendo piccoli giocatori che possono diventare forti. Chi prendiamo, ragazzi? Chi prendiamo? Guardate quanti svincolati ci sono. C'è questo Alvarinho, sì, ma oramai non andremo a prendere i 67 e non andremo a prendere gli 80, perché potremmo prendere tranquillamente un bel Lucas Vazquez qui, pagandogli solo lo stipendio, fregandocene di tutto e andando a prendere un fenomeno così a zero. Intanto Nacho Fernandez è stato preso dal Real Betis, ma noi dobbiamo prendere un portiere, signori, dobbiamo prendere qualcuno che copra la partenza del nostro portiere di Dimitrievski, un portiere che ha fatto molto bene per la Serie B, ma per la prima categoria non è adatto. Quindi, ragazzi, oggi ci occuperemo di questo. Faremo almeno un colpo oggi e andremo a vedere anche la notifica che mi è appena arrivata, perché mi è arrivata una notifica su una clausola rescissoria pagata, una clausola da 3 milioni per Oscar Valentin. Centrocampista di cui non me ne vorrei privare e 3 milioni, ragazzi, non mi cambiano la vita alla fine, quindi andiamo a delegare il contratto di Valentina, andiamo a rinnovargli il contratto. Questo giocatore non intende rinnovare il contratto in quanto ha chiesto di essere ceduto, ragazzi, quindi perderemo Oscar Valentin, quindi va fatto un secondo colpo a centrocampo. Vanno presi ben due centrocampisti da poter affiancare al buon Santi Comenzagna, che al momento è l'unico centrocampista che abbiamo. Cioè, se parte anche Valentin e ormai Trecco partirà, abbiamo il solo Comenzagna a centrocampo, cioè siamo proprio alle strette. Signori, intanto sono arrivate quattro notifiche, resoconto mensile per la squadra Primavera e abbiamo ceduto Oscar Valentin, che è andato al Galatasaray, Galatasaray che ha pagato la sua clausola rescissoria. Vediamo se c'è qualcuno di interessante in Primavera. E io ho questo Matthijs Maas, ragazzi, che è da un anno intero che sta in Primavera e finalmente è cresciuto ed è diventato un sedicenne, quindi può essere promosso e noi non esitiamo. Ho poi anche questo Fabrizio Carmona, uruguaiano, molto realistico, che il Rayo abbia un giocatore sudamericano nella primavera e quindi perché non promuovere anche a lui? Lo so che è solo un 57, ma potremmo tenerlo almeno per fare numero. Siamo felici per Oscar Valentin che andrà in una squadra in cui magari troverà più spazio, però intanto noi siamo rimasti senza neanche un centrocampista che possa affiancare il nostro Comensagna. Quindi si avanza, abbiamo venduto anche Martin, quindi proprio stiamo facendo cassa al massimo, arriva un'offerta anche per Luca Zidane, ma io il piccolo Zidane me lo voglio tenere perché è un portiere che come secondo può andare molto bene, quindi ci teniamo Zidane. Sto aspettando i resoconti sui portieri che stavo seguendo e sui centrocampisti che ho sondato per sostituire Comenzagna, quindi vi aggiorno al momento in cui mi arriveranno queste notifiche. Arrivate le notifiche su tutti i portieri che abbiamo sondato, da Jordi Masip a Dani Martin, che non prenderò a questo punto, a Sergio Herrera, fino a Ruben Blanco e fino a Edgar Badia. Ragazzi miei, visto tutto quanto, il mio preferito rimane sempre Jordi Masip. Certamente adesso abbiamo più soldi, quindi è facile dire che possiamo spendere di più. Ma non mi vorrei privare della possibilità di prendere un bel Ruben Blanco, anche se Blanco costa di più. Peccato non ci sia nessuno di questi portieri con clausola, perché se no ne avrei approfittato tranquillamente. Dobbiamo cercare un bel portiere. Masip è comunque vecchiotto
E tutto sommato, io proverei prima per Ruben Blanco, poi se fallisce Blanco, proviamo anche per Masip. Così qua in trattativa. Allora, Blanco ha 26 anni ed è più giovane, quindi può costare di più. E forse potrebbe essere saggio andare su Masip una volta che abbiamo visto che Blanco costa. Proviamo con 12 milioni e mezzo, ne chiedono 16 e 4. Per me è troppo 16 milioni e 4. Si può andare sui 13, ma più di così non mi spingo oltre. Niente, sono sui 16 milioni e mezzo, allora tanto vale andare a prendere Masip a 13 milioni, o no? Oppure si potrebbe provare un colpo un poco più low cost, per esempio mi vengono in mente portieri del calibro di Rui Patricio, per esempio, non lo so. Ecco, Rui Patricio ha 36 anni ma è 84 di overall, quindi volendo lo paghi 13 milioni, però ti pigli un giocatore molto molto forte. Che anche se decresce, amen, cioè pazienza. Infatti lo potremmo pagare massimo 13 milioni e mezzo, quindi io proverei a prendere Rui Patricio. Vero, è vecchio, magari tra 2 anni si ritira, però ci può stare Rui Patricio, mi è venuto in mente proprio adesso, un portiere molto simile a Masip, però se dobbiamo prendere un vecchio, prendiamone uno forte come Rui Patricio, non uno come Masip che tra 2 anni, che tra 1 anno si ritira e ce lo troviamo anche decresciuto di tanto, invece Rui Patricio è forte e decresce di meno. Eccoci qua, davanti al nostro Wolverhampton per chiedergli di Rui Patricio, gli andiamo a offrire la cifra consigliata dal gioco, 13 milioni e mezzo, che a questo punto sarebbe una cifra giusta. Che loro accettano tranquillamente. 13 milioni e mezzo, ci portiamo a casa un buon portiere come Rui Patricio, ma io lo rimango lì ad aspettare. Aspettiamo ancora un po', non chiudiamo subito il suo contratto, perché nel frattempo si può tentare anche un colpo per il centrocampo e sto pensando a qualcuno, sto pensando a qualche nome molto molto curioso, nessuno di questi che vedete voi, ma uno tra Sciaparenco, tra Shepelev, tra Mwepu del Parma, tra Ashashibar dell'Erta, Robertone dell'Almeria, Camara del Moreirense, Racic del Valencia e Moncaiola del Sheffield sarà il sostituto dei nostri centrocampisti. Dobbiamo prendere ben due centrocampisti, quindi ho messo anche Fede del Real Valladolid e Nico Dominguez del Bologna. Sono tutti giocatori forti, da Fede a Dominguez fino a Moncaiola, anche Ragic, lo stesso Robertone che ha 43 milioni di clausola che non pagheremo mai, e quindi voglio aspettare i loro resoconti. Intanto andiamo a chiudere il colpo di Patrizio perché il portiere è una priorità per noi, quindi tratta per il contratto di Rui Patrizio. Patrizio ci chiede il ruolo cruciale, ci chiederà un fottio come stipendio, vuole 2 anni di contratto, anzi 1 anno di contratto, noi gliene offriamo due, perché sennò è un po' rischioso. Vuole 60.000 di ingaggio, gli togliamo i bonus perché sono eccessivi e dobbiamo modificare anche lo stipendio, gli voglio dare più stipendio, quindi facciamo 80.000. Ma togliamo questo bonus, vediamo un po'. Non era esattamente quello che volevano, ma prendiamo un gran portiere. Arriva Rui Patricio. So che forse ho esagerato stavolta nel prendere Rui Patricio. Sono andato un po' troppo oltre. Un portiere che. Così, però, un portiere portoghese ci può stare in Spagna. Avrei preferito un portiere spagnolo, ma Rui Patricio è un gran portiere. Guardate là, 84 di tuffo, 80 di presa, 82 piazzamento, 83 riflessi. Veramente un gran portiere e adesso c'è la grana centrocampista. Come detto, questa grana va risolta con molta molta calma perché abbiamo bisogno di un centrocampista di cui dobbiamo conoscerne le doti e al momento abbiamo 24 milioni da spendere e nessun riferimento da cui avere spunto. Siamo nel mese d'agosto, c'è già la grafica della Liga Santander. È arrivato un resoconto su Steven Plaza, vabbè, un attaccante fortissimo. Di cui ragazzi non so se avrei voglia di puntare su di lui. Intanto stanno arrivando anche i resoconti per Ragic che vale 31 milioni, Robertone invece ne vale 21, Fede ne vale 7,5, quindi Fede è più affidabile. Stanno arrivando i resoconti per i primi giocatori. Per l'attacco, ragazzi, per l'attacco avevo pensato a Martin Braithwaite.
del Barcellona. Lo so che è un colpo molto particolare, un giocatore forte, però 7 milioni e mezzo può essere veramente un affare prendere Bright White. È anche un giocatore esperto perché ha 30 anni, quindi perché non farlo? Intanto ci sono già le grafiche della Liga che mi stanno un poco confondendo perché sembra un po' tutto sbiadito, sono davvero strane e anche belle le grafiche di questo campionato. Arrivano ancora offerte, c'è cioè un'offerta per un giocatore che non so neanche chi sia, sarà uno della primavera. Ragazzi, sono arrivati i resoconti, si sta per chiudere il nostro episodio. Sono arrivati i resoconti su tutti i centrocampisti che abbiamo seguiti finora e io ne andrò a prendere almeno uno. E chiuderemo l'episodio così. Tra 3 giorni c'è il match in campionato contro il Deportivo Alavés, c'è l'esordio in Liga. Quindi dobbiamo assolutamente farci trovare pronti almeno per quanto riguarda i titolari che scenderanno in campo. Quindi voglio andare a prendere. Voglio andare a fare anche il secondo colpo e poi vi lascio ai commenti. Vi chiedo di consigliarmi qualche attaccante, se per voi andrà bene l'acquisto di Bright White o se volete altre idee. Intanto ho adocchiato Moncayola che è un bel centrocampista, può fare anche il terzino destro. E poi c'è Ragic che invece costa davvero tanto, non lo prenderemo mai. C'è Fede che ha 75 ed è quello più, come dire, è quello meno costoso di questi centrocampisti. È arrivato il resoconto su Bright White che costa anche lui tra gli 8 e gli 11 milioni, 12 milioni. Comunque Bright White è facile da prendere. Ragazzi, io direi di andare a prendere Fede del Real Valladolid. Per me è una bella idea prendere Fede perché è quello che costa di meno. Siamo comunque una squadra piccola, dobbiamo rispettare il nostro budget, quindi andiamo a trattare con Real Valladolid per Fede. Qui proponiamo un'offerta per il cartellino a Fede di 8 milioni di euro. Proviamo così. 10 milioni chiede il Real Valladolid, noi potremmo aggiungere anche uno scambio di giocatori, potremmo aggiungergli uno dei nostri attaccanti, potremmo aggiungergli il Moreno più scarso e rinegoziare l'offerta, quindi andare tipo 8 milioni e 2 per esempio. No, vogliono 10 milioni secchi. Mannaggia, mi mettono in difficoltà così. Io arrivo massimo a 9 milioni. Poi basta. 9 milioni e 8. Mi sto spingendo davvero oltre. Mi sto spingendo davvero oltre. Gli vado a dare 9 milioni e mezzo. Ma mi sto spingendo davvero troppo oltre per i miei gusti. E accettano. Accetta Sergio Gonzalez, il dirigente del Real Valladolid. E forse riusciamo a chiudere anche il secondo colpo per questa Liga Santander. Arriva Fede. Andiamo a trattare il suo contratto perché fin quando non chiudiamo il contratto non arriva, non è certo che sia nostro. Come stipendio gli confermiamo lo stipendio che prendeva nel Valladolid, 15.000 euro con 10.000 di bonus. E lui accetta. Arriva anche il secondo colpo. Arriva Fede dal Real Valladolid. L'episodio finisce qui. L'episodio finisce qui. Va bene, vado solamente a schierare Fede titolare, così almeno abbiamo un centrocampo che si può definire tale. Abbiamo Fede e Comensagna come duo a centrocampo. Fede è un CDC, Comensagna è un CC, quindi Comensagna è un poco più difensivo, mentre Fede anche però ha un po' di più dribbling, insomma, però sono molto simili come giocatori. Comensagna è più completo, detto tutto. In attacco abbiamo Pozzo, Verre e Dani Garcia, sì, Dani, Gonza e Alvaro Garcia alle spalle di Dani Gomez, che è l'unica punta, e in difesa abbiamo Basham, Advíncula, Val Velasquez e Bravo sulla fascia sinistra. Quindi nel prossimo episodio non finiremo il mercato, ma di sicuro prenderò una punta e forse prenderò il terzino sinistro, perché sono le due cose che ci mancano. Poi ci serve un centrocampista di riserva e il quarto centrocampista vorrei prenderlo dalla primavera, quindi dovremmo fare un bel lavoro con la primavera quest'anno. In panchina mi porto, porto Montiel e mi porto il Moreno che abbiamo acquistato noi. Morro non me lo tengo, in panchina voglio portare qualcuno di più affidabile. Togliamo Morenzo e portiamoci Javier Hernandez e portiamoci al posto di Morro Zidane come secondo portiere. Troppi difensori poi in panchina. Allora, rimaniamo Hernandez al posto di Reyes. Chi mi posso portare? Allora mi devo portare Morenzo. Ci servono delle riserve, ci servono delle riserve più forti. I giocatori titolari sono ottimi, ma le riserve
sono davvero scadenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, bella Marco Azzurro, con il mio radio con le canne e tutto. Voi consigliatemi i nomi perché non vedo troppa partecipazione, anche se il video lo vedranno 10-15 persone. Quei pochi che l'hanno visto mi consigliassero dei nomi perché poi diventa retorico se ogni volta devo essere io a prendere i giocatori, a tirare fuori le idee. Dai, 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 più attivi. Noi ci vediamo alla prossima, da me è tutto, ciao.